Benvenuti al terzo incontro di approfondimento delle architetture longobarde. Il ciclo di cui questa conferenza fa parte è un ciclo che ci permette di viaggiare in remoto attraverso quelle che sono le eccellenze dei monumenti longobardi nel nostro paese, tutti i sette monumenti che sono stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale nel 2011 all'interno del sito seriale Longobardi in Italia, i luoghi del potere. Queste conferenze sono affiancate a una mostra che ospitiamo a Brescia, nel monastero di Santa Giulia, sino al 29 maggio. È una mostra accessibile, inclusiva, nella quale sono proposti, su ideazione e realizzazione dell'Associazione Italia Langobardorum, che gestisce il sito UNESCO, i modellini dei sette monumenti per favorire un'esplorazione tattile, affiancata anche da audioguide che possono essere utili per tutti e in particolare per le persone non vedenti. E una serie di video, sempre presenti in mostra nella lingua dei segni, forniscono spiegazioni anche per le persone con disabilità uditiva. L'appuntamento di oggi, che segue quelli dedicati a Cividale del Friuli e a Castelsepio Torba, è dedicato a uno dei due monumenti che si trovano all'interno del Ducato di Spoleto, il Tempietto del Clitunno, un edificio enigmatico che appartiene di fatto al popolo longobardo, esito appunto di un momento particolare di questo popolo all'interno del nostro paese, e ce ne parlerà diffusamente con grande competenza Paola Mercurelli Salari, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. La dottoressa Mercurelli Salari è laureata in lettere, specializzata in archeologia e storia dell'arte e ha affrontato moltissimi studi, in particolare dedicandosi alla storia dell'arte medievale. È la direttrice del Palazzo Ducale di Gubbio, del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto presso la Rocca Albornoziana di Spoleto stessa e del Tempietto del Clitunno. Nel ringraziarla per aver accettato il nostro invito e quindi permetterci di scendere in Umbria e ammirare la qualità di questo straordinario edificio, le do volentieri la parola e auguro a tutti voi un buon ascolto. Buonasera, questa sera presentiamo il più piccolo dei sette gioielli che costituiscono il sito seriale UNESCO Italia Langobardorum. Si tratta del tempietto di Campello sul Clitunno, un preziosissimo gioiello che vedete qui in un'immagine tratta da una stampa acquerellata settecentesca e posto in relazione alla città di Spoleto. Oggi il tempietto sul Clitunno si trova nel comune di Campello sul Clitunno, un piccolo comune dagli straordinari tesori, da uno straordinario patrimonio artistico, storico, ma anche legato al territorio e alla cultura dell'olivo, mentre originariamente il tempietto è legato alla città di Spoleto, alla capitale del Ducato Longobardo, che vedete rappresentata nell'immagine in alto, una città dominata nel suo profilo dalla Rocca Albornoziana, che svetta dalla metà del 300 sul Colle Sant'Elia. Rocca che nel 1982 cessa la sua funzione di penitenziario, passa quindi dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dei Beni Culturali e al suo interno nel 2007 è stato inaugurato il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, che conserva le più importanti testimonianze longobarde di quest'area e della necropoli della vicina Nocera Umbra. La nostra attenzione oggi è però tutta legata al tempietto, questo prezioso piccolo gioiello che si trova, come già il nome ci dice, lungo il corso del fiume Clitunno. Il tempietto ha una posizione geografica particolarissima, stretto com'è tra Spoleto, siamo a circa 12 km da Spoleto, e a 7-8 km da Trevi, in un tratto di strada però di grande importanza.
Come tutti sanno, i Longobardi scendono in Italia nel 568 da Cividale del Friuli. Il loro ingresso in Italia avviene in maniera piuttosto rapida. Nel 571 Pavia è già capitale del regno longobardo. E però sulle origini, diciamo, del Ducato di Spoleto persistono ancora molte incertezze, perché quello che è il maggiore storico dei Longobardi, Paolo Diacono, lascia avvolta nel mistero questa origine. Le testimonianze ci dicono che sin dal 569 i Longobardi si erano insediati in quella che è la Longobardia Minor, che vedete nella parte bassa, diciamo, della penisola schematizzata nella piantina sulla sinistra. Una presenza che sarebbe però legata non tanto al flusso dei Longobardi dal nord Italia, dalla Longobardia Maggiore, quanto piuttosto dalla presenza di truppe mercenarie longobarde che erano giunte in Italia al servizio dei bizantini durante le guerre greco-gotiche e che avevano dato vita a delle piccole, diciamo, centri stanziali all'interno dell'Italia centrale, prediligendo soprattutto quei luoghi che avevano in prossimità corsi d'acqua e strade di veloce comunicazione. In questo senso, Spoleto si trova in una posizione privilegiata. A queste truppe mercenari che stavano diventando stanziali si sarebbero aggiunte poco dopo, nel 575, le truppe di Faroaldo, che era praticamente a capo della guarnigione longobarda della città di Classe, che si era ribellato ai bizantini tentando di rovesciare il potere, ma non riuscendoci era stato costretto a ripiegare in spazi, diciamo, dove trovare sostegno in truppe amiche, e aveva raggiunto anche il Ducato di Spoleto, le aree di quello che diventerà poi il Ducato di Spoleto, grazie all'unione di queste due presenze, alcune già stanziali ed altre appunto che giungono nel 575. Per cui Paolo Diacono lascia, diciamo, sotto traccia quella che è l'origine del Ducato di Spoleto, perché probabilmente non aveva alcun interesse a mettere in evidenza il ruolo che giocarono dei soldati, delle soldataglie, tacciati comunque di infedeltà e di accordi con i bizantini. In questa zona, di fatto, i Longobardi daranno vita ad un ducato tra i più estesi, tra i più potenti e con una grande anche autonomia, perché eleggeranno autonomamente il proprio duca, a differenza di quanto avverrà a partire dal 729, quando sarà il re Longobardo a nominare il duca di Spoleto. Nella piantina di destra vedete l'enorme estensione del Ducato di Spoleto, che raggiungeva sulla destra il mare Adriatico, cioè ad est, a sud confinava con il Ducato di Benevento, ad ovest con i territori dello Stato della Chiesa, quindi con il patrimonio di San Pietro, e a nord-ovest con quello che è il corridoio bizantino. Ecco, il confine, diciamo, nord-ovest è quello meno definito, in quanto trovandosi lungo il corridoio bizantino è più frequentemente soggetto ad incursioni e quindi a incursioni militari e quindi a delle variazioni. Dell'estensione del Ducato di Spoleto resta memoria molto a lungo, anche ben oltre la fine della presenza longobarda in quest'area. Tant'è che una pianta dell'Umbria di XVII secolo, datata 1628, presenta l'Umbria con la dicitura Umbria, ovvero Ducato di Spoleto. È un'attestazione questa estremamente
importante del persistere nella toponomastica almeno della presenza longobarda, quando ormai, ovviamente, ben dopo 8 secoli, la fine del dominio longobardo, la assimilazione delle popolazioni era completamente avvenuta e, se possiamo dire, addirittura superata. Dicevamo che il confine di nord-est è quello più precario, perché è il confine che va a trovarsi lungo una via consolare. È fondamentale sottolineare l'importanza delle strade nella genesi del Ducato Longobardo di Spoleto, ma anche nella collocazione del tempietto del Clitunno. La strada che attraversa questa fascia d'Italia è la Consolare Flaminia, che viene realizzata, costruita nel III secolo avanti Cristo. Il percorso della Flaminia da Roma, attraverso un ampio tratto lastricato, raggiunge Narni, poi raggiunge Foligno, la località di San Giovanni Profiamma. Il percorso praticamente è quello che vedete qui evidenziato in azzurro, e quindi da Nocera Umbra entra praticamente poi nelle Marche e raggiunge nelle attuali Marche e raggiunge il Mar Adriatico. Ma proprio per l'importanza di questa strada, per l'importanza economica e per i grandi traffici che la interessavano, si sviluppa ben presto un diverticolo, che è quello che vedete qui tratteggiato in rosa, la cosiddetta Flaminia Nova, per distinguerla appunto dalla Flaminia Vecchia, che è quella in azzurro, che all'altezza di Narni ripiega verso Terni, Spoleto, Trevi, si ricongiunge alla Flaminia Vecchia all'altezza dell'attuale Foligno e poi appunto raggiunge, come dicevamo, il mare. Ecco, il nostro tempietto si trova in questa posizione, quindi tra Spoleto e Trevi, a 12 km da Spoleto e a una decina di chilometri da Trevi, è pressoché equidistante, lungo quello che era il percorso della Flaminia, del diverticolo appunto della Flaminia Nova, in una zona straordinariamente ricca di acque. I Longobardi scelgono per i propri insediamenti proprio zone in cui la viabilità sia facilitata, sia in direzione dei centri principali, sia in direzione delle campagne, e luoghi ricchi di acque, data l'importanza dell'acqua per le coltivazioni, l'allevamento e per quella che quelle che sono le necessità del quotidiano. Ed eccolo il nostro tempietto, collocato quindi lungo questo diverticolo. La Flaminia scorre praticamente alle sue spalle e in una zona che, dicevamo, ha una straordinaria abbondanza di acque, come già questa immagine ci restituisce. Un'immagine che presenta quella che è la situazione odierna del tempietto, bagnato, lambito dal fiume Clitunno, da qui il nome di tempietto sul Clitunno, anche se quella che noi vediamo in questa immagine è una deviazione del corso principale del fiume che verrà realizzata nel corso dell'Ottocento, perché poi l'aspetto di quest'area cambierà radicalmente a seguito dei terremoti che, a partire dal V secolo, con una cadenza quasi secolare, diciamo così, saranno veramente distruttivi e di grandissima portata per l'intera zona. Del resto siamo alle porte della Valnerina, che è notoriamente una delle zone a più alto rischio sismico della nostra penisola. Dunque, il fiume Clitunno è fondamentale per comprendere la genesi di questo monumento. Il fiume Clitunno nasce praticamente alle spalle della Flaminia Nova e ha un percorso di circa 60 km. Raggiunge il Topino, si getta nel Topino all'altezza di Cannara, che è un'altra località di palude stretta praticamente tra Assisi e Trevi.
Quel topino che viene celebrato anche da Dante quando nell'undicesimo canto del Paradiso, dovendo evocare Assisi, la città natale di San Francesco, lo fa ricorrendo a due fiumi. Uno è il Chiascio che nasce dal Colle Letto dal Beato Ubaldo, quindi dalle montagne che sovrastano Gubbio, e l'altro è appunto è il topino che raccoglie le acque che vengono dalla Valle Spoletana. Che sono portate principalmente proprio dal fiume Clitunno. Un fiume, il Clitunno, che fu oggetto di grandissima devozione sin dall'antichità. Qui lo vediamo in un tratto del suo percorso che è tra pochi chilometri, a 1,5 chilometri dal Tempietto, nella località di Pissignano. Queste sono quelle che oggi sono note come fonti del Clitunno, ampiamente celebrate dalla letteratura, ma che sono frutto di fatto di una rilettura di questo paesaggio fluviale portata avanti alla metà dell'Ottocento, nel 1852, dal Conte Paolo Campello della Stina, che bonifica praticamente quest'area, la rende così rigogliosa e ne fa una sorta di parco naturale straordinario in prossimità appunto del nostro Tempietto. Perché in questo punto il Clitunno, alimentato da una serie di sorgenti sotterranee, dà vita proprio a questo lago che poi, diciamo, riprende la forma più ridotta di fiume all'altezza del Tempietto, creando però un'oasi naturalistica e paesaggistica di grandissimo effetto. E la presenza di queste sorgenti sotterranee, di queste polle d'acqua, era già nota agli antichi che riconoscevano un culto particolare a questi spazi, a questi luoghi, incarnandovi, riconoscendovi, diciamo, una manifestazione del dio Clitunno, un dio di origini probabilmente etrusche, sicuramente molto venerato dai Umbri e poi passato nel pantheon minore degli dei minori dei Romani. Un'antica epigrafe recita Clitumnus Umbrie ubi Jupiter eodem nomine est, cioè il fiume, il dio Clitunno dell'Umbria, che è chiamato anche Giove. Di fatto Clitunno diventa un appellativo di Giove, Giove Clitunno. E di questa sacralizzazione dei luoghi che gravitano intorno al fiume Clitunno sono testimonianza anche le numerose citazioni, diciamo, nelle fonti classiche giunte fino a noi, a partire da Virgilio che nelle sue Georgiche celebra i tori e le greggi bagnati della tua sacra corrente hanno guidato al tempio degli dei i trionfi dei romani. La sacra corrente a cui si riferisce è ovviamente quella del fiume Clitunno. Si riteneva infatti che i tori e le greggi che si abbeveravano all'acqua del Clitunno avessero un colore straordinariamente candido dei manti da essere utilizzati poi nei trionfi dei Romani. Il trionfo qui a cui allude Virgilio è legato alla seconda guerra punica, alla vittoria dei Romani nel 217 nei pressi di Spoleto, quando cacciarono appunto Annibale, costrinsero alla fuga Annibale e le sue truppe. Questa memoria del Clitunno legata ai culti sacrificali e soprattutto in caso di trionfo la riporta costantemente la letteratura latina, la è ribadita da Properzio, è ricordata da Stazio, da Giovenale, ma anche Claudiano la ricorda appunto facendo un chiaro riferimento ai candidi armenti che vengono offerti in trionfo, le onde del Clitunno, sacre vincitori, che ai trionfi romani offrono candidi armenti. Questa forte presenza letteraria del Tempietto e del fiume Clitunno nella storia si
si rafforza ulteriormente nel corso del XVIII e XIX secolo. Sarà poi in qualche modo decretata, diciamo, dai versi di Carducci nella sua famosa ode dedicata all'Umbria, che esordisce proprio con Salve Umbria Verde e tu del puro fonte nome Clitunno, dove identifica nel fiume Clitunno e nell'ambiente praticamente adesso circostante il simulacro dei valori patri, lo identifica come il luogo in cui risiedono i valori di una patria che si è appena unificata. Carducci passa dalle parti del Clitunno nel 1876 e lascerà questa importante ode scritta di getto, scritta immediatamente di fronte al fascino che suscitano in lui sia le acque delle fonti del Clitunno, sia la straordinaria testimonianza del tempietto così ricca e carica di storia. Ecco quindi il contesto nel quale si colloca il nostro monumento, ma cerchiamo adesso di entrare meglio nelle origini di questo straordinario gioiello. Dunque, dobbiamo sottolineare che molte sono state le ipotesi avanzate sulla funzione di questo piccolo di questa piccola struttura architettonica e sulla sua collocazione cronologica. Addirittura alcuni hanno voluto pensare che il tempietto fosse una sorta di front-scene per spettacoli gladiatori, per spettacoli teatrali, per giochi nei quali utilizzare anche le acque del sottostante fiume Clitunno e che poi sarebbe stato trasformato con molta disinvoltura, diciamo così, in un luogo di funzioni cultuali cristiane. Altri hanno voluto pensare che questo fosse un sacello di un qualche dignitario longobardo, con la parte bassa adibita al luogo sepolcrale, ma di fatto sono ipotesi che ormai gli studi hanno portato ad abbandonare, che evochiamo soltanto per un dovere di narrazione quasi. Ormai è certo che le origini del tempietto siano da connettersi al mondo cristiano, al culto cristiano, un'origine quindi connessa al culto cristiano e quindi con una datazione che può oscillare tra il IV e l'XI-XII secolo. Anche sulle datazioni ormai il campo si è fortemente ristretto, dovendo abbandonare sia le più antiche e sia ovviamente le più recenti, quelle che volevano fare del tempietto una testimonianza di una ripresa classicheggiante in area spoletana ormai in pieno romanico. Diciamo quindi che le datazioni che oggi si tende ad accogliere negli studi più recenti, più autorevoli, è quella con un'oscillazione tra il VII e l'inizio dell'VIII secolo, ricordando sempre che il Ducato di Spoleto godette appunto fino al 1729 di una autonomia straordinaria che consentì anche ai suoi duchi di celebrarsi attraverso testimonianze come questa, che testimoniano l'affermarsi di un'elite, che è un'elite sicuramente politico-amministrativa, ma anche un'elite culturale di questo territorio. Il tempietto viene costruito con materiali di reimpiego. Questa immagine, dove vediamo il monumento nella sua veste originale e il monumento invece appositamente colorato, ci permette di comprenderne meglio la genesi. Come San Salvatore a Spoleto, che condivide con il tempietto l'inserimento nel sito seriale UNESCO Italia Langobardorum ed altri monumenti di età longobarda, il reimpiego è un fatto qualificante e caratterizzante l'architettura. In questa immagine volutamente colorata si rendono evidenti gli elementi che sono certamente di reimpiego. Alcuni, quelli in rosa, non sono definibili cronologicamente perché, come vedete, si tratta di modanature, di semplici
pietre riutilizzate, di cui è difficilissimo, una volta decontestualizzate, dare una collocazione cronologica esatta. Mentre questo è possibile per le parti che abbiamo evidenziato in azzurro e in verde, che oscillano tra il primo secolo d.C. e la metà, diciamo tra la prima metà e la seconda metà del primo secolo, quelle in verde. Una oscillazione cronologica che ci permette di introdurre anche un'altra considerazione sul tipo di testimonianze che si dovevano trovare in quest'area e che furono a disposizione dei costruttori longobardi. Come abbiamo visto, l'area del Clitunno, l'area del fiume Clitunno, era notissima e celeberrima tra i romani. L'hanno cantata poeti, storici, scienziati dell'antica Roma, appunto, abbiamo visto da Virgilio, Plinio, Properzio, li abbiamo ricordati prima. Ma questa zona era carissima anche all'elite romana che aveva le proprie ville, le proprie residenze estive proprio in questa fascia dell'Umbria, in questa vallata dell'Umbria, vicina tutto sommato a Roma, ben perché siamo ad un centinaio di chilometri dalla capitale, ben servita dalla presenza di una strada consolare. E con un ambiente straordinariamente bello, ricco di acque, per cui molte ville estive dell'elite romana vennero costruite su quest'area particolarissima. Un'area che viene però sconvolta da un terremoto che si colloca solitamente intorno al 430. Ora, non sappiamo dire se si trattò di un unico evento disastroso o di più eventi che nel giro di pochissimi anni portarono alla distruzione di questi insediamenti che la letteratura ha ampiamente documentato, così come ha documentato la presenza di molti piccoli luoghi sacrali dedicati al dio Clitunno, appunto, che non viene venerato solo nel nostro tempietto, ma nelle molteplici fonti che vanno a costituire il percorso del fiume stesso. La distruzione di queste testimonianze ha portato sì che questi materiali potessero essere poi reimpiegati, riutilizzati in questa nuova costruzione, costruzione che andiamo appunto a collocare tra la fine del VII e l'inizio dell'VIII secolo. Due sono le fasi costruttive che dobbiamo mettere in evidenza. Ecco, anche in questa immagine che riguarda i fianchi del tempietto, potete notare in rosa la sicura presenza di elementi del reimpiego. Dicevo, almeno due sono le fasi costruttive che dobbiamo mettere in evidenza. Ad una prima fase appartiene sicuramente la parte bassa, il podio, quello che vedete illuminato con una lucina azzurra, che è sicuramente un ambiente legato ad un culto delle acque, perché la presenza d'acqua è documentata dalla fonte che vedete nell'immagine di destra, una piccola sorgente scavata direttamente nella roccia. E sono qui presenti degli affreschi, delle diciamo campiture ad affresco, che hanno poi delle strettissime relazioni anche dal punto di vista della composizione materica con gli affreschi che troviamo all'interno del tempietto e che ci testimoniano, quindi ci provano che quest'area viene reimpiegata nel momento in cui viene costruita la parte superiore. Parte superiore che, come vedete, si compone di una facciata con quattro colonne, quindi tetrastila con le due colonne perimetrali racchiuse entro pilastri.
poi di due accessi laterali, sono questi che vedete, due accessi laterali che dovevano consentire l'ingresso in questo alto podio, in questa parte superiore da cui poi era possibile entrare all'interno della cella. La parte alta del tempietto e soprattutto gli accessi laterali sono quelli che hanno subito più danni dai terremoti successivi che hanno interessato quest'area e che comunque miracolosamente hanno lasciato indenne la fronte del monumento. La scalinata, ad esempio, che vedete nell'immagine di sinistra, viene rifatta nel restauro condotto negli anni 90 del XIX secolo, quando viene realizzata anche la scalinata sul fianco opposto, che verrà poi successivamente rimossa nel 1912, quando il tempietto sarà oggetto di un ulteriore intervento purista, diciamo così, da parte della soprintendenza, che da poco aveva acquisito al suo patrimonio questo straordinario, gioiello. La parte più interessante, indubbiamente, del nostro monumento è legata al prospetto e alla parte superiore, al frontone superiore, dove corre questa iscrizione. Purtroppo l'iscrizione si è conservata soltanto nel lato anteriore. Un frammento, di iscrizione lo trovate in basso, oggi fa parte del piccolo lapidario che è ospitato all'interno del pronao del tempietto stesso, mentre altri elementi furono saccheggiati nel corso del tempo. In questa iscrizione si legge: Dio Santo degli Angeli che ha effettuato la resurrezione, il Dio Santo degli Apostoli che ha effettuato la remissione dei peccati e il Dio Santo dei Profeti che ha effettuato la redenzione. Quindi è una dedicazione di fatto del tempietto, una contestualizzazione cristiana sulla quale diciamo oggi non ci sono più dubbi, resa però con un carattere epigrafico che rimanda direttamente alle capitali epigrafiche di epoca romana. Ed è questo uno degli esempi più antichi, se non il più antico in assoluto, che noi abbiamo del riuso di una capitale, di un'epigrafica romana, in un contesto cristiano. Di straordinario effetto è anche la decorazione del timpano che si inserisce all'interno di cornici, come abbiamo potuto vedere nella immagine colorata, che sono tutte dei rimpiego, ma vi si inserisce con una straordinaria capacità di sintesi e di integrazione dei linguaggi da parte degli artigiani di età longobarda, che testimoniano quindi di aver fatto proprio un patrimonio, un vissuto, che è quello che trovano in questo territorio e che riutilizzano, ma integrano con una loro personalissima interpretazione. Come vedete, ed è un caso straordinario, anche l'abside del tempietto ha un suo frontone decorato. Questa zona è quella che nel tempo ha subito più manomissioni. Il tempietto soffre da sempre di problemi legati all'umidità. Ovviamente lì sotto scorre un fiume, per cui c'è un'umidità di risalita, ma vi è anche un'umidità legata al terreno retrostante, tanto che si decise poi negli anni 80 di coprire, diciamo, di pavimentare quest'area alle spalle del tempietto proprio per cercare di frenare la penetrazione dell'umidità. L'absidiola, così come la vedete oggi, è frutto di un intervento ottocentesco, viene in gran parte ricostruita nell'Ottocento per tentare di sanificare appunto la parete, perché poi quando entreremo all'interno vedrete che su quella parete insistono i più antichi affreschi di soggetto cristiano che abbiamo in Umbria. Ma l'absidiola era presente già nella struttura originale ed era sormontata da un timpano che, come potete vedere in questa immagine, presenta numerosissimi punti di contatto con il timpano anche frontale. E entrambi sono caratterizzati dalla presenza di questa croce centrale perfettamente integrata e nel tessuto narrativo
e coerente rispetto all'impianto architettonico che appunto non rende più dubbi circa l'origine cristiana di questo monumento. Il monumento, nonostante le vicende che ho cercato fin qui di sunteggiare, è sopravvissuto indenne a quelli che sono stati i trascorsi del tempo, in particolare ai terremoti, ad alcuni abbiamo già accennato, e soprattutto al, diciamo, spopolamento di questa zona. Specialmente dopo la peste del 1348, queste campagne che dobbiamo immaginare popolate e particolarmente ricche proprio per l'abbondanza di acque, perdono la loro importanza, in molti casi, molti tratti diventano, si ritrasformano in paludi perché non c'è più una quantità di popolazione capace di coltivarla, e gli spazi intorno al tempietto, che perde anche quindi la sua centralità nella funzione di luogo di culto di quest'area, vengono scavate delle grotte o in grotte naturali già esistenti, si rifugiano molti romiti. Qui vedete proprio due di queste grotte. Una è una grotta naturale ancora appunto con il suo aspetto originale, l'altra è una grotta che poi è stata ritrasformata per le esigenze di quell'ambiente che abbiamo visto essere unito praticamente al tempietto, che è un mulino, e qui vi faccio vedere ora un'immagine dal basso, mulino che viene costruito nel 1441 dalla comunità di Spoleto, tant'è che sulla porta c'è lo stemma di Spoleto, che è poi rappresentato da questo cavaliere, San Ponziano, che è il patrono della città di Spoleto. Perché viene costruito un mulino? Perché la ricchezza di acque aveva fatto sì che poi, con la ripresa economica del XV secolo, questi territori non fossero più appannaggio di quei romiti di cui abbiamo visto le grotte prima, ma fossero contesi proprio tra Trevi e Spoleto per la possibilità di installarvi degli impianti come dei mulini per macinare il grano. E in questa, diciamo, contesa è Spoleto ad avere la meglio, che vi fa costruire il mulino che tuttora esiste, seppur trasformato oggi con un'altra destinazione. Dell'importanza dell'acqua in questa zona e anche delle deviazioni che i corsi d'acqua hanno subito, vi danno conto queste piante settecentesche, dove è possibile vedere proprio la stretta vicinanza del tempietto, che è questo qui, con il mulino sottostante, e il corso d'acqua che va ad alimentare il mulino stesso. Anche questa pianta è estremamente interessante per capire i percorsi e le deviazioni che vengono fatti al corso d'acqua. E questo doveva essere l'aspetto con cui il tempietto giunge al XIX secolo. Vedete un tempietto arroccato in questo sperone di roccia, perché quel collegamento che oggi noi vediamo è successivo, con una facciata che possiamo immaginare di grande fascino, ma in uno stato non dissimile da quello che ci presenta l'immagine che troviamo sulla destra. Potete immaginare però che il fascino di questo luogo per gli architetti fu straordinario sin a partire dall'età rinascimentale, che quando Francesco di Giorgio Martini prima, Sangallo poi, fino ad arrivare a Palladio, identificarono in questo luogo un'incarnazione della grande antichità classica dell'antichità romana. Palladio ci restituisce dei disegni fondamentali per comprendere la struttura primitiva del tempietto. In questo disegno vedete, per esempio, come i due pronai laterali fossero affiancati non soltanto da scale laterali, ma anche da scale frontali parallele praticamente al prospetto principale. E questa è la planimetria che ci restituisce Palladio con evidenti le scale, appunto, di cui si diceva, con evidente la struttura originaria. Potete
Purtroppo, come già accennavo prima, i terremoti hanno contrassegnato la storia di questa zona e anche di questo monumento che ne è, se vogliamo, uscito quasi indenne. Nel 1732 un terremoto violentissimo sconvolge l'Umbria, un terremoto che porterà a crolli gravissimi nelle principali città della regione e interessa anche il nostro tempietto. A patirne di più saranno i due ingressi laterali che perderanno le loro scale. Ma ai danni che fece il terremoto e che sono ampiamente documentati da questa incisione di Piranesi, vedete la perdita praticamente dei due accessi laterali, si aggiungeranno quelli fatti dagli eremiti lucchesi che ne avevano in quel momento la custodia, un tal Ilarione, padre Ilarione, che insieme a Fra Paolo iniziò lo smontaggio sistematico del tempietto, partendo intanto dalle pietre che il terremoto aveva abbattuto, per immetterle sul mercato. Sarà la stessa popolazione della zona a ribellarsi e a farsi in qualche modo paladina del suo gioiello, comprendendone appieno l'importanza. Il primo a scriverne sarà il Trevano Durastante Natalucci, che in una lettera a Monsignor Filippo Valenti chiede di intervenire nel 1742, quindi sono passati 10 anni da quello sconvolgente terremoto. Chiede a Monsignor Filippo Valenti di intervenire perché si sta perdendo la più bella opera della nostra Umbria. Quindi si ha anche una coscienza di come quest'opera custodisca i valori più autentici della storia di questo territorio, di questa regione, che fino, ve l'ho fatto vedere prima con la pianta del 1632, fino a 100 anni prima si identificava ancora con il Ducato di Spoleto. A questo seguirà la prima monografia dedicata al fiume Clitunno e al tempietto, le osservazioni sopra il fiume Clitunno, detto in oggi Levene, situato tra Spoleto e Foligno, del suo culto e antichissimo tempio. Questa monografia, che viene scritta da Ridolfino Venuti, ha merito di far conoscere a tutti la straordinarietà di questo posto e in qualche modo è da questa presa di coscienza della popolazione locale, degli eruditi locali, che nasce l'editto del cardinal Rezzonico del 25 aprile 1767, che è un documento fondamentale per la storia proprio dei provvedimenti di tutela. Con questo editto non solo vengono stabilite le pene, le multe per quanti continueranno a saccheggiare il tempietto, ma si impone di riconsegnare le pietre portate via di cui si conosceva la collocazione, e soprattutto si invitano, con un concetto se vogliamo anche estremamente moderno, le autorità civili, gli abitanti di Campello e i viaggiatori a farsi essi stessi custodi del tempietto, a preservarne attraverso la propria testimonianza l'aspetto, il decoro, perché, scrive il cardinal Rezzonico, questo luogo deve essere vissuto perché lo si possa preservare. Mentre purtroppo le visite pastorali dei secoli precedenti, a partire da quella del 1571 del vescovo De Lunel, a quelle successive fino a quella di Facchinetti del 1667, ci documentavano un stato di estrema fatiscenza e la frequentazione per il culto una sola volta all'anno. È da questo momento, diciamo, con l'editto del cardinal Rezzonico, che il tempietto torna in qualche modo a rinascere e al centro dell'interesse di questa comunità.
Qui lo vediamo in una immagine di inizio Novecento, quando l'intera area intorno al tempietto, vedete, è stata sistemata. Quindi non più quel dirupo che avevamo visto nell'immagine proiettata un attimo fa, ma la costruzione di questi muri di contenimento che vanno a collegare il tempietto al molino quattrocentesco già esistente. Il modello a cui ci si ispira per gli interventi di ristrutturazione ottocenteschi è ovviamente quello palladiano, avendo Palladio restituito delle immagini che in qualche modo sancivano una situazione precedente il disastroso terremoto del 1732. In questa immagine ideale, Achille Sanzi, lo storico spoletino, propone la sua idea di ricostruzione del tempietto. Siamo nel 1869, questa immagine è pubblicata nel volume degli edifici e dei frammenti storici delle antiche età di Spoleto, quindi ancora il collegamento con la città principale. È fondamentale perché è l'immagine che fungerà da guida nei restauri che nel corso dell'Ottocento sono condotti da due personaggi molto discussi che sono Giovanni e Luigi Pilacarocci, i due sacerdoti che si succederanno, sono zio e nipote, si succederanno nella custodia del tempietto, lo avranno talmente a cuore da finanziare con le loro sostanze personali il restauro del tempietto, ma favoriranno anche qualche intervento che possiamo ritenere arbitrario, tant'è che poi questi interventi verranno rimossi all'inizio del Novecento. Questa immagine è estremamente interessante perché è una stampa che di Francesco Rosa Spina, tratta da un disegno di Tommaso Minardi, che ci mostra il fronte a valle del tempietto con il molino, di cui abbiamo già parlato, realizzato nel 400, e questo ponte di collegamento, questa piattaforma che viene realizzata per collegare il molino stesso al tempietto, piattaforma sulla quale poi non si esiterà a costruire addirittura un forno alla fine dell'Ottocento. Forno che vedete in questa immagine di destra, quella costruzione semicircolare che andrà quindi a completare le attività del sottostante mulino. Quindi l'Ottocento è un secolo per la storia del tempietto, segnato diciamo da due aspetti, se vogliamo, tra di loro contrastanti. Da un lato grandi iniziative per la conservazione del monumento e anche, come vedremo, per farlo conoscere. Dall'altro invece interventi che interferiscono con la natura stessa del luogo, come vedete la costruzione di questo forno così a ridosso della facciata del tempietto. L'immagine che circola però è quella che vedete nella cartolina di sinistra, cioè un'immagine ancora estremamente bucolica con l'acqua del Clitunno che addirittura lambisce, no, l'accesso inferiore del monumento. Vi dicevo degli interventi che vengono realizzati nella seconda metà dell'Ottocento da Monsignor Pilacarocci. Monsignor Pilacarocci avrà molto a cuore ristrutturazione, questa, la conservazione del monumento, è conservato un carteggio bellissimo che meriterebbe di essere pubblicato. A lui si deve e merita di essere ricordato non solo la lettura di alcune delle epigrafi che erano state utilizzate come elementi di pavimentazione, come nel caso che state vedendo, ma anche la scoperta degli affreschi che sono all'interno del tempietto. Come vedete nell'immagine di sinistra, il tempietto è una struttura estremamente semplice, aveva all'interno questa grande mostra intorno all'altare, anch'essa realizzata con elementi di rimpiego e spogliata poi nel corso del tempo. Le quattro colonne che completavano l'edicola,
queste qui in corrispondenza dei capitelli, sappiamo che erano stati rimossi proprio da questi romiti lucchesi, da questo Fra Ilarione a cui si imputano gran parte dei danni del post-terremoto settecentesco. E queste colonne, che erano colonne sicuramente di primo secolo, erano state, come era avvenuto per la facciata, perfettamente integrate all'interno invece di cornici di epoca longobarda. Con gli interventi di Monsignor Pila Carocci, andando sotto agli intonaci, si scopre questo straordinario ciclo di affreschi. Affreschi che costituiscono le più antiche testimonianze pittoriche che abbiamo, di soggetto sacro che abbiamo in Umbria e che sono sicuramente da datare tra la fine del VII e l'inizio dell'VIII secolo, proprio per i rapporti con testimonianze coeve, soprattutto di area romana. In alto sono rappresentati degli angeli entro clipe e poi nella calotta absidale il Cristo benedicente con in basso l'immagine degli apostoli Pietro e Paolo. Vediamo più nel dettaglio la decorazione pittorica che al pari di quella che è l'interpretazione scultorea di età longobarda del tempietto, mostra il riferimento a modelli già di una rinascenza, ovviamente un termine da declinare in relazione alla cultura di VII e di VIII secolo. Negli spazi tra le colonne vi era un motivo di palme che rimanda alla cultura orientale, alla cultura siriaca, perché molte poi sono le componenti che vanno ad alimentare il filone figurativo che si dipana all'interno del nostro tempietto. Che cos'è in sintesi questo tempietto, quindi? È una testimonianza di età longobarda che prova come i longobardi si fossero perfettamente assimilati alla cultura e al vissuto romano di questo territorio, ne prendono delle eccellenze, le reimpiegano in un monumento che ha un significato ormai del tutto nuovo, cristiano, in cui la grandezza di quella che era stata la sapienza anche manuale dei monumenti romani viene riproposta e declinata con dei contenuti ormai nuovi e propri però di una popolazione che si sente erede ormai della grandezza romana e perfettamente assimilata a quella grandezza. Che il tempietto, e qui andiamo concludendo, sia identificativo di questi territori, di un'Umbria che dicevamo per molto tempo si identifica con il Ducato di Spoleto, è prova questa singolarissima immagine, questo francobollo che viene messo dalle Poste Italiane nel 1950, dove fa da sfondo il nostro tempietto, con dei buoi in primo piano, un mandriano, ricordiamoci sempre i buoi celebrati per i trionfi romani, i buoi dei Candidi Manti, un tempietto che però poi viene scelto tra diciamo, le due proposte finaliste e che però poi vedrà vincere l'immagine di Assisi, più olografica di Assisi, con la pianura sottostante e i campi, in questo caso, coltivati a grano. Ma è interessante notare come il tempietto sul Clitunno e la Basilica di San Francesco ad Assisi diventino i due modelli di riferimento in cui l'Umbria si riconosce nel 1950. Qual è il futuro oggi di questo gioiello longobardo? Intanto il suo futuro sta nella capacità di fare rete e l'essere inserito all'interno del sito seriale UNESCO ha dato un nuovo impulso, un nuovo rilancio a questo piccolo gioiello che l'ha portato ovviamente ad una ribalta internazionale.
capacità di fare rete nel proprio territorio, quindi primo tra tutti con la Basilica di San Salvatore a Spoleto, questo straordinario gioiello sorto alle pendici del Colle Cicciano, che sarà poi oggetto di un'ulteriore conferenza in questo interessantissimo ciclo voluto dai Musei di Brescia, e di cui vi faccio vedere qualche rapida immagine per sottolineare proprio le similitudini con il nostro tempietto. E la capacità di fare rete nel territorio, una capacità che il tempietto ha già mostrato più volte, essendo punto di arrivo o di partenza dei grandi percorsi sul territorio che esaltano le presenze longobarde nel territorio spoletino, nonché sapersi immergere nel tessuto ambientale naturalistico straordinario delle fonti del Clitunno, per cui tra gli obiettivi a medio termine c'è proprio quello di riuscire a ricreare un percorso unico tra il tempietto, che oggi è pertinenza dello Stato, proprietà dello Stato, gestito dallo Stato con un apporto straordinario del comune di Campello, che ci consente un'apertura quotidiana nel periodo estivo di questo monumento, e far rete con le vicine fonti del Clitunno, che sono invece di proprietà privata, per ricreare un percorso tra testimonianze architettoniche ed ambientali che possa far rivivere le grandi suggestioni di cui già la letteratura romana ci dava testimonianza. Vi ringrazio per l'attenzione e saluto qui.